La bandiera rimane bandiera, in assoluto. A quanto pare non occorre essere venetisti per indignarsi di fronte a queste foto. Sono della modella che l'ultima domenica di febbraio ha sfilato a Cimadolmo. Un appuntamento di moda? Manco per idea, l'occasione è stata la festa per il Capodanno Veneto, che per chi non lo sapesse si festeggia il 1° di marzo. Sarà che arriva la primavera, saranno i primi bollenti spiriti nella terra del raboso e dell'asparago. Fatto sta che verso la fine è spuntata la fanciulla, che prima è passata in top e gonnella, per poi, voilà, lasciar cadere tutto a fronte di un bikini, diciamo, in sintonia con l'evento. Reggiseno e culotte rosso veneziano e oro, e fin qui niente di male. Poi alcuni hanno intravisto tra le movenze fregi e criniere, e così si è capito che il due pezzi era fatto con la bandiera della Serenissima. Apriti cielo! Già, al ristorante in riva al Piave, ma soprattutto sui social, si è scatenata l'indignazione al grido: non si può fare di una bandiera delle mutande. Azzardata. Sì, non lo vedo come donna padana, come sì. Meglio non farla. Meglio sempre nella vita essere soft. Chi ha avuto la pensata ribatte che nella vita ci vuole ardore, come nella fede per la Repubblica Veneta, che ovviamente cresce con l'andare delle gentili curve che indossano il suo simbolo. Idea che però non sembra aver riscosso consensi, almeno non quanti la temeraria modella. Si sa che una donna in costume attira sempre tantissimo, perciò può starci. Poi c'è chi vede nel due pezzi l'emblema di una regione, causa banche, finita in mutande. Infine, come l'ennesima esibizione pensata ad arte. Penso che faccia parte del loro stile. Cioè, loro sono così, magari forti, eccessivi, e quindi va bene tutto pur di portare avanti quello che ritengono giusto per loro. Come dire, parlatene bene, fatene pure mutande. L'importante della Serenissima è non dimenticarsene.